Nessuno sa perché nascano. Vivono dentro all'anima, a cui si avvinghiano e di cui si nutrono. Lontano dagli occhi, maturano nel silenzio. Si annidano negli angoli bui del cuore. Lo incalzano ad ogni battito, come un milione di mani lo trascinano nello stomaco, dove lo divorano, come ragni. Tre persone possono tenere un segreto, se due di loro sono morte. Te l'avevo detto di non fare il bagno. Oh, ma certo che sei proprio una rompipalle, Sofia. Ma che vuoi tu? Lo so, ma volevo approfittarne. Da domani non potremo più permetterci i bagni nel lago. Già oggi siamo stati fortunati con il tempo. Meglio, ragazzi. Siamo qui per studiare. Studiare. Beh, non mi sembra tu ti stia dando molto da fare sotto questo fronte. Beh, io mi sto aggiornando. Oh, certo. E nemmeno tu sei per questo. Gli scoop della famiglia reale. Dammelo. Abbiamo sbagliato tutto. Stefano, la cipolla a pezzettini piccoli, eh? Sì, mamma. Sei davvero? E non conservo bei ricordi dell'ultima volta che hai cucinato. Beatrice, pure tu ti ci metti ora. Io ve lo dico, a voi due stare insieme non fa per niente bene. E comunque, il mio sformato di fagioli è famoso in tutto il mondo, volevo dirvelo. Certo, lo conoscono tutti. Così sanno come evitarlo. Sofì, mi passi l'olio? Sì. Bea, ma tua nonna cena con noi? Sì, vado a chiamarla. Quindi faccio 400 grammi? Ma che 400 grammi? Abbonda, che c'ho una fame pazzesca. Ok. E quindi? In pratica lei si gira, guarda la commessa con disprezzo e dice: guarda bene la mia faccia, perché l'ultima volta che la vedi, ti giuro, è stato epico. Mi volevo sotterrare, ma è stato epico. La solita Paris Hilton di noi altri. Sì, ma Ste, tu dovevi conoscerla al liceo. Beatrice! Era la più sfigata della classe. Ma ha parlato! Vogliamo ricordare all'umanità di quando ti sei messa a piangere durante l'interrogazione di storia? No, per favore, no. Ecco. Cavolo, è stato un peccato non conoscerti al liceo. Sarebbe stato uno spasso. Io e il tempo ero solamente l'idolo della terza C. Dire balle, Stefano. Guarda che ci metto un attimo a sgamarti su Facebook. Piano, ragazzi, che mia nonna sta dormendo. Ok, forse non ero così idolo, va bene. Ecco, appunto, secondo me, ragazzi, dovremmo seguire l'esempio della nonna. Domani sveglia presto e si studia. Non vorremmo mai divertirci troppo, vero? Nonna, è tardi, che fai? Dai, andiamo a letto. Senti, senza offesa, ma tua nonna mi sembra abbastanza strana. Dici? Sì, anche secondo me. Ieri l'ho vista trasportare un grosso sacco nero sul retro. Chissà quanti cadaveri ci nasconde, eh? Cretino! No,
sul serio. Non so se mi spiego, ma sinceramente molto spesso sembra essere più di là che di qua. Sarà perché di notte si trasforma in un vampiro e va alla ricerca di prede. Io non lo verrei. Non si sa mai. Ma no, ragazzi, mia nonna non è che abbia niente. È solo che è molto anziana. Vorrei vedere voi alla sua età. Se ci arriviamo alla sua età. Se la vecchia Ebe non ci sguarda prima. Basta! Nonna? Nonna? Nonna, perché hai coperto gli specchi? Perché altrimenti si sporcano, cara. Sì, ma ci servono. Possiamo tenerne almeno uno per poterlo usare? Va bene, cara. Però voi non lamentarti se gli specchi sono sporchi. Grazie. Concedo, Ste. Questa sera non ho davvero niente da ridire sulla tua cucina. Ben ti sta, malfidente. Hai voluto dubitare della mia arte culinaria e ora ti sei dovuta ricredere. Beh, non esageriamo. Hai semplicemente messo la carne sulla griglia. È un'arte raffinata. La nonna ha dovuto insegnarmelo prima che mi trasferissi a Milano. Non so come avrei fatto senza i suoi consigli. Vero, nonna? Signora, lei vive qui da molto? Da sempre. Questa casa appartiene alla nostra famiglia da generazioni. Si chiama Villa Bianca perché la primogenita è stata sempre chiamata Bianca. Figo! E perché la tradizione si è interrotta? Che cosa vuoi dire, scusa? Beh, non mi pare che Bea abbia una sorella maggiore di nome Bianca, no? Genio! Mia nonna Ebe aveva una sorella gemella di nome Bianca. E dopo di lei la tradizione si è interrotta. Perché è morta? Stefano! No, scusa. Non si fa per dire, ovviamente. Sì, è morta molto giovane. Si è suicidata. Giovane, mi passeresti il sale? Certo, signora. Non bisognerebbe parlare di certe cose a tavola. Mi scusi. Ha ragione, signora. Ma Stefano ha il brutto vizio di essere sempre inopportuno. Dai, ero io stupida! Vai via! Era solo uno scherzo! Mi ha fatto prendere un infarto, porca miseria! Vuoi la maschera? Basta!
Buongiorno, Villa Bianca. Buongiorno. Mi spiegate le urla di ieri notte? Sì, certo, qui c'è qualcuno che non sa proprio stare agli scherzi, vero Sofia? Dobbiamo seriamente parlare di ieri sera? Preferisci morire ora o tra 2 minuti? Ieri sera mi è successa una cosa strana. Te lo dico io cosa ti è successo ieri sera. Hai rischiato che ti soffocassi nel sonno. Ieri sera mi è successa una cosa strana. Quando Sofia mi ha chiuso fuori dalla sua stanza, c'era un filo rosso per terra. Beh, un filo rosso è il lavoramaglia di mia nonna. Sì, ma qui c'era solo un filo rosso. Correva lungo tutto il corridoio e andava a finire sotto una porta. È tutto piuttosto surreale, devi ammetterlo. E ho tentato di aprire la porta, ma era chiusa a chiave. Era la porta del tuo cervello, Stefano. È rimasto chiuso fuori e tu hai perso la chiave. Quale porta, scusa? È quella in fondo al corridoio. Beh, lascialo stare. Ha solamente voglia di stare al centro dell'attenzione. Vi dico che non sto scherzando questa volta. No, aspetta. In questa casa le porte non hanno la chiave. E allora andiamo a vedere. E questa? Aprila, no? Ti ho detto che è chiusa, aprila tu allora. Io questa porta non mi ci avvicino. Come minimo mi cade addosso uno scheletro che c'hai nascosto dentro te. Bea? Stefano, ti giuro che se è un altro dei tuoi scherzi io non... Entriamo, no? Ma se dici che ieri era chiusa io non entrerei. Ma a maggior ragione, avventura! Aspetta, ma quanto può essere deficiente uno? Guardi? Niente, è solo un vecchio articolo di giornale. Bea, e queste? Ah, è mia nonna e sua sorella Bianca. Ma era una suora? Sì, perché? Suora muore suicida. Non giunge inaspettata la notizia della morte di Bianca Lachesi, trovata morta con i polsi tagliati nel lago della casa di famiglia. Soffriva di depressione, in preda a un attacco di follia, annegata nel lago di Villa Bianca. Stefano, possiamo evitare, per favore? Guardate qua. Oh merda. Ma è macchiato di sangue. Ok ragazzi, è stato bello finché è durato, ma io me ne vado. Penso che trovare il vestito della tua antenata suora suicida sia ufficialmente il segno dell'universo per dirci che è ora di tornare a studiare. Per cui muoviamoci. Giriamo i tacchi e andiamocene da qui. Aspetta un attimo. Ti prego, è ora di tornare sui libri. Ti giuro che non mi sono mai mancati così tanto. Caro diario, in questi giorni non mi sento più al sicuro. Non so di chi fidarmi. Comincio a credere che sospetti di me. Non so cosa sarebbe in grado di fare se scoprissi il mio segreto. Comincio a temere per la mia incolumità. Firmato Bianca. Ragazzi, vi prego, ve lo ripeto. Possiamo andare? Cos'è questo? Bianca, 1946. Ma siete identiche? Sì, me l'hanno sempre detto. Ragazzi, per favore.
storia mi sta facendo letteralmente venire brividi. E se Bianca fosse stata uccisa? E se tua nonna sapesse qualcosa? E se tu frenassi con la fantasia? Sulla base di che cosa, Stefano? Di una vecchia pagina di diario? L'articolo che hai trovato prima dice che Bianca soffriva di depressione da anni, probabilmente. Quello che abbiamo letto è il delirio di una pazza. Ah, sì? E allora il vestito da suora macchiato di sangue? Come lo spieghi? Non lo so. L'avrà voluto conservare, no? Oh, certo! Proprio un bel souvenir. Senti, ma se tua nonna c'entrasse qualcosa? Ma come ti viene in mente? Mia nonna non farebbe mai una cosa simile. E poi, ragazzi, ci stiamo facendo influenzare troppo dall'atmosfera della stanza. Probabilmente ha ragione Sofia. Probabilmente Bianca era instabile. E non abbiamo nessuna prova che ci faccia pensare che lei potesse temere sua sorella, cioè mia nonna Ebe. Non so. Ma l'hai vista anche tu, la faccia della vecchia, quando siamo usciti fuori dalla stanza? Sinceramente io non sono neanche sicura che lei ci abbia visti. Hai preso il diario? Sì. Bene. Dopo ci voglio dare un'altra occhiata. Se tua nonna c'entrasse veramente qualcosa, allora... Sì? Beatrice, stasera cucino io. Nonna, ma no, non preoccuparti, facciamo noi, davvero. Non vorrei privare un'anziana signora del diritto di prendersi cura dei suoi ospiti, cara. Va bene. Ok, grazie. Buonissimo, signora. Davvero delizioso. Sa, non posso smettere di pensare alla brutta fine che ha fatto sua sorella. Che triste storia, eh? Ma è proprio sicura se è stato solo un suicidio? Ho visto il violino. Stefano! Accompagnami a prendere da bere. Ma sei pazzo, piantala! Perché? Non so quali siano le tue intenzioni, ma cerchiamo di non metterci nei guai. Mia nonna è anziana e malata, non insistere con questa storia. Qualunque cosa significhi quel diario, cerchiamo di rimanere fuori. Va bene, calma. Tranquilli, ragazzi. Lasciatemi pure sola in difesa nell'altra stanza con la vecchia assassina. Anzi, no, ho un'idea. Dividiamoci. Così vediamo chi viene fatto a pezzi per primo, no? Beh, ti vedo un po' male, Sophie. La ragazza stupida è sempre la prima a morire. No, sul serio. Io stanotte da sola non ci dormo. C'è. Il diario. Cosa? Non c'è. Che succede? Il diario. Cosa? È sparito. Ero convinta di averlo messo qui ieri sera. Ragazze. Sofia! Merda, merda! Oh, no.
Sofia! Sofia! Abbiamo sbagliato tutto.